Una buona serata, buon martedì, ben ritrovati con Proteramo, un'ora insieme per analizzare quello che è accaduto, ma soprattutto quello che accadrà in casa biancorossa, perché siamo in mezzo di fatto a due gare, quella di domenica che è andata male a Caserta, al Pinto di Caserta, Teramo sconfitto 2-0, ma la possibilità immediatamente di un pronto riscatto, perché domani pomeriggio c'è il match interno contro un Potenza che rispetto all'anno scorso viaggia nelle zone basse di classifica. Giornata di campionato che si è aperta nel pomeriggio con un derby tutto campano tra la Cavese e la Juve Stabia, vantaggio della Cavese 1-0 con il Bubas, e poi rimonta e sorpasso della Juve Stabia con Marotta, e poi nel finale con l'ex lancianese Magnus Tröst all'86esimo. Questo è il quadro di domani, turno infrasettimanale di campionato, 25esima giornata, il Teramo gioca alle 15 al Bonolis contro il Potenza, giornata che si chiuderà con il match tra due nobili come Avellino e Foggia, e poi il Bari del nuovo corso Carrera che nel derby tutto pugliese affronta il Monopoli in un mercoledì di campionato che vede riposare la Viterbese. Vi ricordo che potete interagire con noi al 392-623-7060, così come vado a salutare i miei compagni di viaggio, Francesco Di Francesco, Ania Cantagalli e Andrea Costantini. Ciao ragazzi! Sera. Ciao a tutti. Allora, chiaramente questa sarà una puntata divisa in due parti. La prima metà torneremo a Caserta, la seconda metà ci proietteremo ovviamente a domani pomeriggio con le probabili formazioni. Avremo anche degli ospiti dal capoluogo lucano, poi capirete di chi si tratta, anche per capire che aria tira in casa rossoblu, che è al terzo allenatore in stagione dopo Mario Somma e Ezzolino Capuano. Adesso è arrivato Fabio Gallo, che praticamente esordisce contro il Teramo, un po' un parallelo di quello che è successo, e ne avete parlato ragazzi ieri sera a Pescara, terzo allenatore in una stagione. Ricominciamo un po', tiriamo un po' le fila, ripartendo da quello che ci eravamo detti in studio domenica sera durante l'Abruzzo del pallone su questa sconfitta contro la Casertana. L'unico che non era con me era proprio Francesco, a cui chiedo un giudizio su una gara, possiamo dirlo, un po' strana, nel senso, io poi a Pace ho chiesto, una gara davvero condizionata dagli episodi, la nevicata del secondo tempo, l'errore di Costa Ferreira, il rigore che c'era su Kjere Mateng, la punizione nel finale sbagliata, le due espulsioni, il gol al 94esimo di Turchetta, veramente per tante volte abbiamo sentito Pace parlare di episodi. Beh, la gara di Caserta è stata piena di episodi. Chiedo scusa, con la scusa che domani si gioca col Potenza che è di nuovo campionato, possiamo archiviare già la partita con la Casertana, non ne parliamo, così non mi agito un'altra volta? No, ma non ti devi agitare. Non ti devi agitare perché poi in realtà le abbiamo analizzata e gli spunti di interesse in ottica Teramo, anche positivi se vogliamo, da quando il Teramo rimane in 10 contro 11 con il rosso a Vitturini, ci sono. Sì, ci sono, e secondo me il Teramo il pareggio se lo era guadagnato, vorrei anche aggiungerci, ampiamente e quindi meritatamente. Il discorso è semplice: con che occhio vediamo il Teramo? Giustamente, come diceva qualcuno, che sono convinto che mastica abbastanza di calcio, bisogna vedere come guardiamo, come si guarda ora il Teramo. Se si pensa a una squadra irresistibile, e allora viene da dire che non è stato brillante nel gioco e purtroppo nemmeno in fase realizzativa. Se mentre lo si guarda con un occhio, vogliamo dire, benevolo, allora decisamente è andato meglio di tante altre partite. Allora te lo faccio vedere con questo occhio qua. Vediamo la grafica che te volevi vedere, ci siamo anche sentiti nel pomeriggio, te la faccio vedere, te hai il monitor, il televisore di fronte, così hai la possibilità di vederlo in maniera più nitida. Vediamo con quest'occhio come la vedi, le due gestioni.
perché c'è una particolarità, gestione dell'anno scorso, gestione di quest'anno. Te la faccio vedere, eccola qua. Sono due gestioni che sono arrivate a pari punti, con, e abbiamo anche fatto vedere, abbiamo anche sottolineato le due giornate, le due settimane dello scorso campionato e di questo, in cui c'è stato il massimo vantaggio tra la gestione Paci, che aveva 20 punti, e la gestione Tedino, che ne aveva 9. Arrivano tutte e due a 34. Ma io comunque, quindi significa che uno è andata male nella prima parte, bene nella seconda, e l'altra bene, poi si fa per dire, perché arrivò l'esonero di Tedino, è bene, molto bene, travolgente il Teramo delle prime giornate, fino alla trasferta di Terni. Non ci dimentichiamo, quando il Teramo è andato a Terni era a 4 punti dalla Ternana, poteva essere la partita della svolta definitiva in positivo, lo è stata troppo in negativo, però poi ci siamo accorti, per la verità, chi aveva visto Bari Ternana della settimana precedente. Scusate Francesco, scusami se ti interrompo, solo per errore tutto mio, ma li dovete solo invertire le partite, rivediamo un attimo la schermata, dovete mettere Teramo Rende e Potenza Teramo sotto e Paganese Teramo e Catanzaro Teramo sopra, ma errore mio, solo di battitura, non cambia il contesto, dovete solo invertire le due partite di sopra, metterle sotto e viceversa, pardon, errore solo mio. Devo essere sincero? Non l'avevo manco visto. Questo intervento che hai fatto, non ci ho capito niente. Bravo. Stavi parlando? Meglio così. No, non ci ho capito niente, va bene. E niente, quindi bisogna vedere che cosa si chiede a questo Teramo, al di là del fatto che non vince da troppe partite. Attualmente ha dimostrato che Teramo non è una squadra travolgente in fase offensiva, e anche in fase realizzativa, purtroppo non lo è nemmeno in fase difensiva, se è vero che in queste 13 giornate, se ricordo bene, 3 o 4 volte soltanto non ha subito gol, l'ha subito anche quando ha vinto nell'unica partita con il Bari, e credo che lo 0-0 di Foggia e poi un'altra partita ci sia dove non ha subito gol, mentre è anche qui in questa maledetta seconda fase rispetto alla prima, e ho concluso i gol subiti nella prima fase, se ricorderete il Teramo era, quando è andato a Terni, la migliore difesa di tutta, certo, la Serie C, poi un gol qua, un gol là, due gol di là, e adesso è in una posizione che mi verrebbe anche da dire, se andiamo a analizzare l'insieme, se andiamo a analizzare l'insieme della squadra senza farci condizionare dalla prima parte, è una posizione tutto sommato rispondente al reale valore del Teramo, con l'aggiunta che in due grossi momenti negativi secondo me ci sono stati: la mancata vittoria con la Cavese, non tanto per la posizione dove sta adesso la Cavese, che bene o male è rientrata in corsa per evitare la retrocessione diretta, ma quando è venuto a Teramo era, non c'è sentenza definitiva in quel periodo, ma aveva solo 7 punti, il Teramo non fu capace di battere la Cavese e poi purtroppo gli è andata male, un altro punto in una delle due trasferte, Bisceglie e Viterbo, credo di averlo già detto, ma lo dirò fino a quando non si andrà al mare il mese di luglio, il Teramo con 37 o 38 punti avrebbe ora una posizione completamente diversa, e staremmo facendo discorsi diversi. I giudizi sarebbero stati completamente una vittoria. Perdonami, siccome è arrivata una domanda per te, ti chiedo di rispondere, poi devo andare da Ania e da Andrea. No. Ti chiedo di rispondere in pochi secondi, provo a riassumere il messaggio precedente. Secondo te, per attuare il processo, ecco qua, per attuare il processo di crescita di cui tanto parla Paci nelle sue interviste, ci sarebbe bisogno di un allenatore, ecco, meno buono, meno bravo ragazzo, e poi ti dice bei tempi le tue telecronache e quelle di Visentin, ti scrive Matteo. Però
Ci sarebbe bisogno per far crescere questo organico di un allenatore più meno buono, ecco. Io la interpreto come l'ha messa Matteo. Sì, intanto grazie Matteo. E, beh, meno buono, bisogna vedere come il rapporto di Matteo con i giocatori dentro lo spogliatoio, perché non è detto che l'espressione, mi viene in mente così, vuole essere come devo dire, un'espressione simpatica, benevola nei confronti di Paci. L'espressione da angioletto, ha detto bene il telespettatore, buona, espressione buona, però bisogna vedere poi nel rapporto con i giocatori e gli spogliatori, non lo sappiamo, e poi non è una ricetta certa l'allenatore di pugno duro, bastone e carota, come si diceva una volta, più bastone che carote, che possa ottenere risultati migliori. Non mi riferisco solo al termine, in generale. Ragazzi, vengo da voi tra poco, però vi faccio sentire, a proposito, visto che Francesco ha parlato di uno dei rimorsi, che è la gara in casa contro la Cavese, vi faccio ascoltare un passaggio della conferenza stampa di questa mattina con Paci. Non l'ho selezionata perché la domanda l'ho fatta io, ma perché a un certo punto è diventata una specie di chiacchierata tra me e lui su quelli che potevano essere i suoi rimorsi. Sentite come ha risposto. Se io volevo chiederti, rispetto a queste partite in cui il Teramo è riuscito solo una volta a vincere contro il Bari, prendiamo le altre 12, se tu ti mettessi per un attimo fuori dai tuoi panni, in quale ti daresti un'insufficienza? In quale dici, beh, quella la colpa, in quel caso la colpa è stata dell'allenatore? Ah, una domanda strana, non saprei cosa risponderti. Quando si perde, ma io penso che siamo tutti una squadra, compreso me, siamo tutti insieme, non è una cosa staccata, io da loro, siamo una squadra, quando si perde perdo io, perdono loro. Quando vinciamo, vincono loro, vinco io, vinco e vinciamo tutti. Quindi non credo che sia questione di cercare un colpevole. Allora te la riformulo: dove probabilmente avresti potuto incidere di più? Ma in ogni sconfitta io credo che avrei potuto incidere di più. In ogni pareggio io credo che avrei potuto incidere di più. Credo. Non è sempre facile, ma poi non è solo questione di incidere o non incidere. Nel calcio ci stanno anche gli episodi che fanno, spesso e volentieri fanno la differenza. Per quando dico che il risultato non possiamo controllarlo, è proprio per quello. La squadra però ha dimostrato grande personalità, anche domenica ha dimostrato grande carattere, con una squadra con tanti giovani in campo. Io credo che stiamo facendo un grande lavoro. Adesso lo so che il focus, soprattutto della stampa, è molto, l'obiettivo è molto puntato su queste 12 partite. Capisco gli stati d'animo e capisco gli umori, ma questo non cambia niente, non cambia il fatto che la squadra secondo me stia facendo un bellissimo percorso nelle sue difficoltà. Io accetto il fatto che siamo così giovani e accetto il fatto che non possiamo vincere tutte le partite in maniera facile, dobbiamo lottare e lottiamo, stiamo lottando, cerchiamo di vincere tutte le partite, non sempre ci riusciamo, questo è il nostro lavoro, lavoriamo, giochiamo per vincere. Detto questo, è una domanda un po' difficile, spero che sono stato esaustivo, ma non ho la risposta precisa nel dirti in quella. No, magari la mia era solo se c'è una partita che hai ripensato mentalmente nel corso di queste settimane e hai pensato, beh, se avessi l'opportunità magari di rigiocarla, di farei delle scelte un po' diverse, non lo so, no. Era solo una curiosità. No, perché poi le scelte sono sempre figlie del momento, quindi in quel momento là se ho fatto determinate scelte perché avevo fatto determinate valutazioni. Oh, l'avete ascoltato. Andrea, voglio un giudizio. Secondo te, poi rispondiamo al messaggio, secondo te un po' di qualche partita, poi lo chiedo anche a Dania, di qualche partita, una o due o tre, Paci si è pentito? Guarda, io ho avuto la sensazione che lui è stato colto un po' di sorpresa e non è riuscito a focalizzare forse quella partita o quelle due partite dove evidentemente ha un rammarico, magari un rammarico anche per una scelta fatta in corso d'opera o una scelta fatta dall'inizio. Magari riposta quella domanda 5 minuti dopo
lui forse avrebbe individuato qualche partita dove forse più che darsi una insufficienza, magari potrebbe esprimere un po' di remora, un po' di, come dire, peccato che non ho fatto quella scelta. Se avessi fatto quella scelta probabilmente avremmo vinto la partita o non l'avremmo persa. Quindi per me è stato un po' più, un po' per il fatto che è stato colto di sorpresa da quella domanda, che altro. Poi per il resto, il ragionamento che fa è anche condivisibile, perché poi è un gruppo unico, giocatori più allenatore, quindi poi gli errori li può fare l'allenatore, li possono fare i giocatori. Certo, si nota che questo aspetto delle 12-13 partite, gli ultimi tre mesi una sola vittoria, lui dice: io capisco che la stampa ora si focalizza molto su... Beh, purtroppo sì, è un dato molto forte, come era il dato forte delle prime partite fino al match con la Ternana. Ora il dato forte è che negli ultimi tre mesi questa squadra, che tanto bene aveva fatto, ha vinto una sola partita. E quindi la logica domanda è: qual è la reale dimensione del Teramo? Era quella lì e quella attuale magari è una via di mezzo, quindi magari le prossime partite ci aiuteranno a dare una risposta, però è inevitabile che ci sia questa focalizzazione, anche perché poi, come avete visto dal grafico... Sì, lo rivediamo, che adesso è giusto, che grazie ai ragazzi in regia che sono fantastici, l'hanno corretto. Sono due curve... Diverse. Sì, alla ricongiunzione del dato anche del Teramo di Tedino, perché poi quel Teramo era più talentuoso, aveva ancora più giocatori di esperienza, di talento. Mi sembra strano di dover rimpiangere Magnaghi, io l'ho criticato lo scorso anno, ma se il Teramo come centravanti pensa Uti, 100 volte Magnaghi, insomma. Tomei a livello di esperienza, anche se Lewandowski sta facendo una grandissima stagione, Cancellotti, quella squadra mediamente aveva un po' più di talento. Tuttavia, ne parlammo lo scorso anno, ci furono problemi di assemblaggio. Paci quest'anno ha avuto un po' meno talento, perché poi sono stati persi dei giocatori tipo Cancellotti, lo stesso Cianci è andato via, poi tornato e poi è andato via di nuovo, però aveva una squadra in diversi elementi, soprattutto negli elementi cardine, già impostata, perché di dietro mi viene in mente Soprano, Piacentini, piuttosto che Arrigoni in mezzo al campo e Santoro, piuttosto che Bombaggi, Costa Ferrera, Ilari, tutti i giocatori presenti lo scorso anno che hanno giocato tanto. Quindi in questa stagione, quando Paci è ripartito, al contrario di tante avversarie dello stesso girone, non ha dovuto creare da zero o da metà strada una chimica di squadra, perché gran parte di quella chimica c'era già dallo scorso anno, gran parte della conoscenza del gruppo c'era già dallo scorso anno. Lui poi è stato bravo a cavalcare, ci ha messo qualcosa evidentemente di suo, però Tedino lo scorso anno, che non è andato bene con quel Teramo, ha raccolto meno rispetto alle attese, ma ha faticato nell'assemblare la squadra, cosa che invece questo lavoro, che poi si è ritrovato anche con l'interregno di Dimascio, Paci a inizio stagione. Assolutamente. Scusa Jacopo, sì. Scusa, sì. Aggiungo 10 secondi a quello che giustamente, all'analisi fatta da Andrea. La differenza tra i 34 punti di Tedino e i 34 di Paci, sì, è che nei 34 di Paci c'è un periodo nel quale la squadra ha entusiasmato. In, sì, quella di Tedino non c'è stato mai un periodo così lungo come quello di Paci, nel quale il Teramo l'anno scorso è entusiasmato. E non rinnego e non mi rimangio quando l'estate precedente, quella dell'arrivo di Tedino, io dissi che ero felicissimo dell'arrivo di un allenatore che reputavo bravo. La squadra di Tedino ha avuto un rendimento medio. Sì. Quella di Paci ha avuto il picco dell'inizio e ora, esatto, c'è la fase bassa, sì, attuale. Il meglio della squadra di Paci lo si è visto a inizio stagione, quando il Teramo non aveva quel problema di trovare una certa chimica di squadra che tante altre squadre invece avevano. Il Teramo è stato più pronto a entrare in campionato, e questo lo si è visto nelle prime partite. Ci può stare, ma su questo non sono d'accordo, perché il Teramo nella prima parte del campionato non è stato solo una questione di chimica, è stata una questione di come stava in campo, di come si esprimeva, certo, facilitato magari perché i giocatori si conoscevano, ma c'era molto dell'allenatore nella prima parte del campionato, con i giocatori che rispondevano al meglio. Evidentemente dopo il calcio è
è questo. E adesso c'è da aspettare che prima o poi torni la seconda vittoria di questo periodo buio. Ok, Pace ha risposto alla grande con convinzione, perché con Isi e con Iman non si va giusto da nessuna parte. La mia era solo una curiosità, non è che nessuno te le fa rigiocare le partite, questo è poco ma sicuro, era una cosa un po'... ma qualcuno di voi non pensa che all'interno della squadra ci sia nervosismo? Ovvero, solo io ho visto una sofferenza anche psicologica dei difensori, ma Pace non si è reso conto dell'inadeguatezza di Vitturini, probabilmente Vitturino, non cambiandolo dopo il giallo? Ci risiamo. Chiedo a te poi. Sania. Vai. Pensi che ci sia stato nervosismo? Ma il nervosismo può essere dato anche dal fatto di non riuscire a vincere. Non vincere ti toglie fiducia, ti toglie consapevolezza, ti toglie insomma quei punti di forza che magari nella prima parte di campionato abbiamo visto. In tal senso una vittoria in 13 gare di certo non fa stare tranquillo il Teramo, a prescindere da quello che si dica, insomma, che le prestazioni sono importanti, i pareggi sono importanti e che comunque ci sia stato un buon atteggiamento da parte della squadra. Nervosismo penso che sia dovuto, se c'è stato, solo a questo, se no dovrei tornare con la mente alle gestioni di varie vicende di cui abbiamo già parlato, come quella di Piacentini, come quella di Tecchè, come quella dei rinnovi che è ancora in corso. Cioè ci sono tante mini problematiche che possono e magari allora incidere. Ci hanno scritto anche, ma non può essere una tematica legata al mercato, ma io penso che sia troppo tardi per quello di, chiaramente, per quello di gennaio e probabilmente troppo presto per quello estivo, credo, non so che ne pensi. Ma il mercato in questo momento non credo, magari c'è il pensiero di quello che potrà essere da giugno in avanti, salvo che qualcuno non si sia già messo d'accordo, insomma qualche giocatore che non si sia già messo d'accordo come può fare in maniera lecita già per il prossimo anno se dal Teramo non arrivano segnali di sorta, ecco. Però la serenità, secondo me, poi quando vai sul campo a questioni extracampo pensi poco. Nel corso della settimana magari queste questioni extracampo effettivamente possono pesare, però in campo magari il nervosismo esce soprattutto, secondo me, quando magari provi delle cose in settimana che poi in gara non ti vengono, quando trovi delle difficoltà e non riesci a superarle, quando non vinci da tanto tempo e vuoi provare a vincere a tutti i costi e trovi comunque altre difficoltà in partita, perché perdere un uomo al 41esimo del primo tempo non è una difficoltà facile da affrontare, perderne un altro poi restare in 9 non è altrettanto facile quando sei oltretutto sotto, quindi quando si trovano delle difficoltà che non si riescono a superare, credo che il nervosismo magari che già covava in mano comunque da tempo possa uscire maggiormente. Quindi è meglio giocare subito? Ma questa è una cosa che si dice sia quando si vince che quando si perde, piuttosto che giocare subito sarebbe il caso di vincere, ecco, per quello che riguarda il Teramo, per guarire un po' di certi mali di questo periodo. Giocare subito o giocare dopo una settimana cambia poco, credo. Jacopo, sì. Un passaggio di Agna mi fa venire in mente che se c'è, così rispondiamo bene al telespettatore, che se c'è nervosismo all'interno della squadra, la colpa non è di Pace, ma di altri. Va bene. Prendo spunto da quello che ricordava. Adesso chi ci segue, se sa chi sono questi altri, va bene. Se vabbè, no, non glielo dico io perché stai non faccio il professore. 10.000 persone dicono, oddio, chissà chi sarà. Cioè, parliamo di... Vabbè. Non è difficilissimo ipotizzare. Se non è... Quindi l'importante, bravo. Quindi Pace con un eventuale nervosismo non c'entra proprio niente, anzi magari proprio una persona tranquilla come Pace o come Di Federico, persone così possono essere importanti. Io credo importanti. Che comunque ci siano degli allenatori, come ti posso dire, che ci siano degli allenatori che sono più propensi a stare all'interno della bagarre anche al proprio interno, chi la vive meglio, chi la vive peggio, però comunque adesso bando alle ciance, ci ascoltiamo perché anche Pace è contento di giocare subito, lo ascoltiamo un altro passaggio dalla conferenza di oggi. Sono contento che giochiamo subito,
se no i risvegli mattutini non sono buoni, non sono di buono stato d'animo, allora giocare subito, abbiamo subito un'altra possibilità di far bene, di vincere, e quindi meglio giocare subito. Chi gioca, gioca. Abbiamo grande voglia di riscatto da una partita giocata bene e non vinta, e quindi per me è indifferente chi gioca, sono convinto che la squadra avrà la mentalità giusta. Non è un problema di chi gioca, sarà un problema, sarà un discorso di atteggiamento mentale, ma sono sicuro che avremo il giusto atteggiamento. Quindi qualsiasi giocatore andrà bene domani. La nostra concentrazione, per non avere troppe pressioni, debba rimanere sul nostro processo di crescita e sul fatto che dobbiamo migliorare prestazione dopo prestazione. I risultati fanno la differenza. La squadra sta proponendo un bel calcio. Io credo che con così tanti giovani in campo il potenziale della squadra sia un potenziale di una squadra che se le gioca le partite, che non abbia un predominio assoluto rispetto all'avversario nel nostro girone con tutte le squadre, contro tutti gli avversari. E quindi a volte soprattutto in queste ultime partite che hai detto tu, è lungo il periodo, sono stato spesso e volentieri gli episodi che hanno fatto la differenza. Oh, questo era un altro passaggio della conferenza stampa di Massimo Paci di questa mattina. Poi se facciamo in tempo, intanto Paci vai avanti, sei forte, scrivono da casa. Poi se facciamo in tempo faremo sentire anche il passaggio in cui Ania Paci parla di Birligea, perché domani è quasi certo che giocherà lui. Sì, anche da quello che ha detto, insomma, ci aspettiamo una partenza da titolare per Birligea, o da centravanti o da esterno, questo poi lo vedremo domani. Io nello specifico mi sbilancio, ma insomma nel toto formazione ormai di ogni martedì me lo immagino più facilmente esterno che con Pinzauti che centravanti, ma magari domani verrò smentita, perché poi non vedendo gli allenamenti è un po' un tirare la monetina, cercare di indovinare il più possibile quello che si può indovinare. Anche la questione Birligea nelle varie vicende, nelle varie gestioni è un po' particolare, perché insomma Birligea è stato fino a qualche gara fa praticamente tagliato fuori dalle rotazioni, era ad un passo dalla partenza, da lasciare il terreno, ma poi quella gara di Palermo ha un po' riacceso la fiamma dell'interesse, complice anche la partenza di Bonino, quindi il fatto che si fosse comunque liberato un posto in attacco. Sicuramente, come ha detto Paci, poi quest'oggi è cresciuto e sarà maturato, perché insomma l'allenatore poi lo vede tutti i giorni, quindi vede anche i progressi o no dei singoli giocatori, e dal momento magari ha quell'atteggiamento, quella voglia che un po' in alcuni altri elementi del termo pare spenta per chissà quali motivi, per altre situazioni fisiche o quant'altro. Quindi può rappresentare un po' quella sveglia dal punto di vista magari dell'atteggiamento, dell'aggressività Belgia, per cercare di rianimare anche un po' una fase offensiva che, a prescindere dall'assenza del centravanti che riesca o meno a segnare, ha delle sue difficoltà, a prescindere appunto nell'esprimere azioni e occasioni interessanti. Anche perché te sei convinto che giochi 4-2-3-1, io non sono convinto per niente che giochi 4-2-3-1, e infatti poi nelle probabili formazioni hai messo 4-3. No. Ah, 4-3, tu lo metti come esterno, sì, il 4-3? Sì. Io credo, io devo dire la verità, poi vediamo le probabili. Io credo di no, ma per un motivo solo, perché poi non hai un sostituto in realtà come centravanti. Hai Gerbi, ma possiamo dire che in questo momento è difficile da spendere Eric Gerbi in una partita che devi vincere, però hai ragione te quando dici non potendo vedere gli allenamenti è veramente gettare una monetina e sperare di prenderci. Andrea, secondo te Birligea sì, perché probabilmente è quello che è meno, tra virgolette, toccato dal torpore delle ultime settimane? Ah, lui ha contribuito a cambiare la partita di Caserta. È entrato, ha portato una energia, una voglia, una sfacciataggine che davvero hanno
già queste caratteristiche hanno quasi messo in difficoltà la Casertana, ci sono spaventati proprio per la sua voglia di fare, per come si avventava sui palloni, ma anche se ricordo come ha interpretato il primo tempo di Palermo, come ha segnato quel gol, è un giocatore che sembra, sono d'accordo con Paci, lui forse questa sofferenza, questo non voler giocare l'ha canalizzata bene, cioè anziché, come fanno molti calciatori deboli mentalmente, deprimersi, lui si è caricato come una molla e poi è esploso in una super prestazione come quella di Palermo, anche troppo, perché probabilmente quella super prestazione, quella over performance lo ha portato a farsi male, qualche problema muscolare, e poi è tornato in campo con la medesima carica, quindi assolutamente mi pare imprescindibile ripartire da Birligea per dare un tocco di vitalità in più all'attacco, e poi io non lo so, 4-3 se giocherà esterno oppure nel 4-2-3-1 giocherà centravanti. Purché giochi, io qualsiasi modulo lui lo vedo benissimo, il suo momento, può essere il suo momento. Assolutamente. Jacopo, scusa. Sì, in 20 secondi devo andare in pubblicità, Francesco. Com'è? Devo andare in pubblicità, quindi 20 secondi. No, no, vai in pubblicità, lo dico dopo. No, dillo. No, era semplicemente, mi sembra che recentemente Paci ha detto che con il 4-2-3-1 riescono ad essere più propositivi in fase offensiva, e l'unica punta non è tanto lontano dai compagni rispetto al 4-3-3, quindi giocando in casa, dovendo vincere, dovendo, non avendo la necessità di allargare il campo e tutte le altre cose, secondo me è molto più logico il 4-2-3-1 con anche se quando ha cambiato modulo ha messo 4-3-3, ha detto l'abbiamo cambiato perché col 4-2-3-1 eravamo diventati sterili, comunque. Ah, sì, poi bisogna ricordarsene le cose. Comunque, dimmi. La settimana scorsa ha detto che con il 4-2-3-1 c'è più forza. Sto sintetizzando il concetto di sì. No, infatti questa è una cosa offensiva che hanno notato in molti. Cioè, col 4-2-3-1 2-3 settimane fa si era sterili e l'altro ieri si è più propositivi. Comunque, va bene, noi ci dobbiamo fermare, ma è giusto che l'arbitro sia di Castellammare. Credo di no, però questa è la designazione e adesso purtroppo questo è. Lo so cosa intendo. Ha segnato un Mbappé. 1-1, quindi Messi Mbappé. Mamma mia. Va bene, pubblicità, torniamo tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte di Proteramo. Diamo la buona serata al collega di Potenza, Federico Pellegrino. Ciao Federico. Buonasera a voi. Buonasera a te, al tuo fianco. Io prima non avevo capito l'esultanza di Andrea, che mimava l'esultanza di Mbappé. Adesso, esatto, così. E ve la faccio vedere anche con la Tour Eiffel alle sue spalle, 1-1. Insomma, il Barcellona se prende gol in Mbappé casa. Sì, proprio lui. È così, è proprio lui. Adesso, molto più prosaicamente, Federico, con te ci spostiamo sul versante lucano, perché domani il Potenza viene al Bonolis. Vi facciamo vedere l'andamento. Peraltro abbiamo risfolverato un evergreen come le emoji a fianco alle partite. L'andamento in casa del Teramo e fuori casa del Potenza. Le cose non è che vadano tanto bene lontano da casa per il Potenza. C'è questa vittoria a Monopoli, ultime 5 trasferte, poi diciamo molte più amarezze che gioie, ecco. Beh sì, per fare una battuta, Jacopo, non è che in casa le cose vadano meglio, diciamo che il Potenza arriva a Teramo con la speranza che il terzo cambio di allenatore possa dare una scossa, ma non una scossa così aleatoria, ma vera e propria, proprio perché Gallo fa il suo esordio assoluto al Bonolis, in quanto nell'ultimo match contro il Foggia era arrivato da 2 giorni, ha fatto solo 2 allenamenti con la squadra, ha dovuto scontare una vecchia squalifica risalente ad un anno fa, e quindi diciamo che la sua prima volta fisicamente sulla panchina della Potenza sarà domani pomeriggio. È facile dirlo, insomma, il Potenza deve cercare di vincere per muovere una classifica che poteva mettersi peggio se nel pomeriggio la Cavese avesse battuto la Juve Stabia, quindi davvero non è una situazione serena quella che sta vivendo il Potenza.
Potenza, che però domani cambia tatticamente dal famigerato 3-5-2 di Capuano e si passerà al 4-3-1-2 di Gallo. Vediamolo perché poi ci siamo confrontati in giornata sulla probabile formazione. Avevamo messo Salvemini, ma Salvemini, se non sbaglio, non è neanche tra i convocati, quindi sì, dovrebbe non giocare è tra i convocati. Romero. Sì, non è tra i tre convocati, non vive un bel periodo Salvemini, anche lui di pari passo con il brutto periodo della squadra, numerosi acciacchi fisici che puntualmente lo costringono a non poter essere utile alla squadra, così come Baclay, che ha segnato una rete durante questa stagione contro la Cavese, ma si può dire che non è mai stato a disposizione degli allenatori del Potenza. Per questo dovrebbe esserci, come conferma la grafica, un 4-3-1-2 davanti a Marcone. Dovrebbero agire Coccia a destra, a sinistra c'è un ballottaggio tra Panico e Negro, con l'esordio di Noce arrivato in prestito dal Catania in compagnia di Gigli. A centrocampo dovrebbero essere Coppola, Bucolo e Sandri tre mediani, con Ricci che dovrebbe tornare nel suo ruolo naturale alle spalle di Mazzeo e Romero, che sono i due nuovi acquisti del mercato di gennaio per quanto riguarda un Potenza che cerca di non far rimpiangere il partente Cianci, che voi conoscete bene. Assolutamente, sarà un Potenza molto diverso da quello che avevamo visto negli highlights della gara di andata, dove Pinzauti realizzò, peraltro anche quello si giocò di mercoledì, realizzò sì, uno dei gol più belli probabilmente di tutta la Lega Pro. Lì ammirammo anche un grandissimo di Akite. C'è gente a Potenza che è rimasta ancora folgorata dalla discesa? Sì, ma proprio dal passo inarrestabile di questo ragazzo che, se non sbaglio, il Teramo ha prelevato dall'Agnonese, quindi sì, dalla Serie D, quindi non sempre con i giovani si toppa. Quest'anno il Potenza ha un po' toppato, soprattutto con la politica, perché ha cambiato quattro portieri, ha cambiato poi tutta la difesa. E rispetto all'ottima squadra, peraltro, che avete ammirato anche a Teramo lo scorso anno, sembra che siano passati secoli. Assolutamente. Avete visto a Potenza due eventi più unici che rari. C'è un cross raffinato di Diakité e una rovesciata splendida di Pinzauti. No, non essere sì, così, non essere così cattivo. No. Non è stato cattivo. Scusate, mi tenete questo dual box, è arrivato un messaggio, ma il giornalista di Potenza sembra il fratello di Andrea, in Serie A ti fa Juve pure lui. Ti fai Juve anche tu? No. Tifisolo Potenza. Male. Diciamo che io e Jacopo tifiamo per la stessa squadra. Lo perfetto, posso bravissimo, sarai ospite fisso da qui fino alla fine della stagione. Con piacere. Anche se quella cravatta stile Gagliani, insomma, mi sa un po' di rosso-nero. Vabbè dai, la settimana del derby è concessa, concedimelo. È giusto. Noi siamo mani avantisti. Ah, bravo, così si fa. Francesco, scusami, ti ho interrotto. No, ho detto semplicemente che è stato pure buono Andrea, io stavo pensando proprio di fare riferimento a quella ottima partita di Iachite giù, al cross, al passo, tutto il resto travolgente, e poi al gol di Pinzauti, va bene, hai detto bene tu, secondo me a fine stagione resterà uno dei gol più belli non solo della girone nostro ma di tutta la Serie C, e quindi l'ha detto già Jacopo, io volevo andare un pochettino in più sul pesante, però anche lì se Diakité è un tantinello distratto forse le colpe non sono solo di Diakité, forse, non lo so. Chi domanda, mi hanno insegnato molto intelligentemente che non commette errori, io domando, forse certo, ci metto la forma dubitativa. E quindi punto interrogativo. Okay. Mi risponderà forse qualcuno verso la fine della stagione. La volete finire con questi riferimenti a quelle due squadre? La volete finire? No, stavolta però devi ammettere che io non c'entro niente. Hai ragionissimo, è vero. Ania, hai detto bene. Tu sei sempre precisa. Intanto Francesco elegante. Guarda se si sta zitto quello. Precisa, puntuale ed elegante. Che succede? Andrea puntuale. È elegante quando va in trasmissione, è preciso.
però dopo mi devo fermare. Non posso perdere tempo perché abbiamo i secondi, non i minuti contati. Io intanto, Francesco, per seguire la Champions, scrollo la timeline di Twitter, che so che è una cosa che te fai, insomma, con una certa dimestichezza. Non ho capito. Scrollo la timeline di Twitter. Te lo faccio tutti i giorni. La timeline soprattutto sa cos'è. Sì, come no? Oh. Insomma, poi lo faccio in continuazione. Prima della trasmissione, la mattina allora, ci faccio colazione. Ragazzi, fatemi ascoltare. Rimettiamo la formazione. Anya, ti faccio vedere la formazione che io invece ho ipotizzato per domani in casa Teramo. La difesa diciamo che è praticamente obbligata. Obbligata. Io... L'attacco me lo sono immaginato così. Non vedo dopo Berlinguer, capo Berlinguer. E Bombacci. Ah, ok. È praticamente la stessa mia, a parte che io l'attacco l'ho immaginato con... mi sono un po' fatta scudo, insomma, forza su quella che è stata anche l'attacco di Palermo, ovvero Pinzauti, Bombaggi e Bielegea sull'esterno per quella che è stata la prima partita del 4-3-3. Poi tutti i ragionamenti ci stanno, ci sta anche magari che Ilari possa essere confermato titolare, non so, a posto di Viero, non so se però sarà così. Ci sta che K possa effettivamente partire titolare con Villegea punta centrale, quindi Pinzauti in panchina. Di certo la difesa è quella perché le scelte sono obbligate, come hai detto tu, con questa Ferreira che torna a fare il terzino destro e Diachité Tashane, che saranno la coppia centrale, e l'onnipresente Tentardini che andrà a chiudere la difesa. Santoro e Arrigoni sono altrettanto scontati. I dubbi ballano lì davanti, ecco, quindi poi saranno è la posizione di Belligia che va a incidere sull'attacco, se è esterno oppure no. Allora, povero Jacopo, domenica perde il derby, saluti da Checco, Andrea fatti la barba. Vabbè, Una dedica, una parola voglio spendere per Rosarione Bucolo, il sì. Mediano del Potenza, che io ricordo già 10 anni fa contro il Chieti, contro il Giulianova, con la maglia del Milazzo, e da allora non so quanti chilometri avrà macinato al centrocampo, continua a essere ancora un giocatore dignitoso in Serie C. Assolutamente. Federico, torno da te perché ti chiedo quanto perde, ovviamente in termini gol tanto, però quanto è cambiato il Potenza rispetto all'andata, soprattutto l'hai nominato prima perché non c'è più Pietro Cianci, che mai avevamo visto, almeno a Teramo, così prolifico. È cambiata un po' la prima linea del Potenza, un po' rivoluzionata, è arrivato Romero, è arrivato Mazzeo, diciamo ridisegnato per cercare di compensare con più uomini il bottino di gol che portava uno solo praticamente. E questo è stato proprio uno dei problemi del Potenza durante il girone d'andata, ovvero i gol li faceva quasi e sempre solo Cianci. Sicuramente, dicevi bene tu, non si tratta di un grande realizzatore, però devo anche dire che 3 gol li ha fatti su calcio di punizione e altri 3-4 li ha fatti su calcio di rigore, quindi su azioni non è che ne abbia fatti tantissimi. Eppure nell'ultimo filotto prima della sua partenza recita 5 partite senza segnare, quindi è chiaro che nell'ultimo periodo Cianci si era un po' spento, ha avuto anche lui qualche problema fisico. Poi è chiaro che il mercato, le voci di un interessamento del Bari, la sua città natale, ha sicuramente distratto il calciatore, e questo sicuramente poi è andato a scapito del Potenza, che all'andata giocava con un 4-2-3-1, con Somma che prediligeva un calcio offensivo, puntava sui giovani, puntava sul minutaggio, cosa che poi è stata fatta con Capuano, ma a tratti a Gallo la società ha chiesto chiaramente la salvezza, anche a costo di mettere un po' da parte il minutaggio. Però ecco, lui è uno che ha lavorato con tanti presidenti di Portugal. Com'è Francesco, i presidenti? I presidenti, prima ha detto facciamo minutaggio, adesso che gli sta scappando quella cosetta marrone, gli ha detto a Gallo. Vabbè, ma è normale, penso che Federico, mi toglie una curiosità, io non l'ho seguito quest'estate perché
sono pigro, ma perché è stata smantellata la squadra? Bella domanda. Per potenza della passata stagione, ma ha fatto cassa il presidente, che mi dicono che è molto bravo, è bravo. Il presidente non è bravo, è bravissimo nel senso che ha delle intuizioni importanti come quella di Cianci, che il Potenza ha preso non essendo un bomber ed è riuscito poi anche a monetizzare con il Bari, come ha monetizzato in estate per la cessione di Murano al Perugia. È stata smantellata perché chiaramente il Covid ha impedito ad una società come il Potenza di beneficiare degli incassi, e il pubblico di Potenza era uno degli azionisti della società, perché chiaramente alla voce incassi, quando ti viene a mancare questa componente, un club come il Potenza ha già messo in preventivo in estate di dover programmare una stagione per la salvezza, chiaramente soffrendo molto meno. Se si vedesse oggi la classifica del Potenza si può capire che più di qualche scelta, però Cianci a parte, non è stata proprio azzeccata, come era successo in passato, dove Raffaele, attuale tecnico del Catania, ha ereditato da Ragno, dopo la promozione, un gruppo di tanti over 30, di tanti vecchietti, che però hanno fatto valere proprio la loro esperienza. Oh, diamo la buona serata al presidente del Potenza, Salvatore Gaiata. Buonasera, presidente. Buonasera a te, come stai? Bene, bene, ben riviso, anche se a distanza, ben risentito soprattutto. Stavamo parlando di come è cambiato il Potenza rispetto all'anno scorso e anche all'interno di questa stagione, perché insomma il terzo allenatore, ecco, domani, che da qui in avanti, che Potenza dobbiamo aspettarci innanzitutto? Domani soprattutto per i tifosi del Teramo. Noi speriamo... Di vedere un Potenza che faccia punti prima di tutto, perché la nostra classifica si è fatta pesante. Purtroppo ci sono annate fortunate e ci sono annate che ti va tutto storto. Questa a noi è un'annata dove non va molto bene, però adesso abbiamo riconquistato fiducia, sinceramente. Da 10 giorni il nuovo staff tecnico si sta prendendo cura della squadra e speriamo che abbiano di nuovo la voglia, l'entusiasmo di mettersi in gioco e di giocarci questa partita fino alla fine. Quindi io mi aspetto di vedere una squadra non remissiva, ma che voglia provare a vincere la partita fino alla fine. Ecco. Peraltro, presidente, un paio di mesi fa, ci fu quell'aggressione in cui lei disse venitevela a prendere il Potenza, perché la mia avventura qui, se le cose stanno così, finisce qua. Poi il clima si è un po' rasserenato, come sono andati i fatti? Ma sì, si è un po' rasserenato. Poi purtroppo, dicevo prima, appunto, ci sono delle annate sfortunate dove va tutto male. Poi è stata un'annata, diciamo, dove ci sono state due o tre cose che non sono andate come avrebbero dovuto, però adesso, ripeto, io ho ripreso il controllo, diciamo, della società, della squadra, e adesso stiamo lavorando bene, stiamo lavorando insieme con lo staff tecnico, con il mister, per arrivare a definizione. Quindi per arrivare, diciamo, a ripartire. Domani che partita si aspetta? E poi faccio fare una domanda per ciascuno al presidente. Domani mi aspetto una partita giocata, combattuta, dove noi proviamo a giocarcela e a vincere la partita. Il Teramo farà altrettanto, per cui mi aspetto una partita aperta, ecco, aperta, giocata. Francesco. Presidente, già la domanda in parte l'ho fatta già al collega. A lei chiedo se non poteva evitare qualche cessione. L'anno scorso in Potenza è stata una delle piacevoli sorprese della stagione. Era una squadra che giocava bene. Aspetta Francesco, che un attimo, che mi sa che è uscito dalla stanza, forse ha perso la connessione. Il presidente, speriamo forse ha ricevuto una chiamata per sapere se deve votare la fiducia o meno. Ah, è vero, perché poi è anche vero, Federico, lui è anche molto impegnato in politica. Sì, è onorevole. È onorevole, sì. Domani è al Senato, però.
Ok, ragazzi, allora facciamo così, in attesa che il presidente si ricolleghi, vediamo che partita si aspetta Massimo Paci domani, vediamo. Credo che il loro atteggiamento sia un po' diverso dall'allenatore precedente, credo che per strategia e per modo di intendere il calcio del nuovo allenatore troveremo una squadra un po' più aperta, un po' più offensiva, che cercherà un po' di più di fare la partita, sono convinto di questo. E sarà un avversario, credo, diverso dalle ultime partite, perché quando c'è un cambio dell'allenatore c'è sempre uno stimolo nuovo, ma a noi questo non interessa, perché abbiamo fatto una bella partita, non abbiamo vinto, siamo un po' feriti e domani vogliamo riprenderci quello che abbiamo lasciato a Caserta. A Caserta non abbiamo avuto pazienza, secondo me, quello è un aspetto per cui la squadra deve migliorare. Il fatto che, no, che si vince poco in queste partite si pareggia tanto è un fatto che può destabilizzare i giocatori, perché domenica a Caserta avevamo preparato una partita di essere un po' più equilibrati, invece i giocatori erano molto, forse troppo vogliosi di andare a vincere subito, a far gol subito, e quindi quello è un aspetto per cui noi dobbiamo migliorare. Domani non so che partita sarà, se loro saranno chiusi noi dovremmo aver pazienza, il gol si può fare al primo minuto, ma si può fare al trentesimo, si può fare al settantesimo, si può fare al novantacinquesimo. Oh, abbiamo ripristinato il collegamento con il presidente Cagliata. Francesco, domande brevi, ovviamente, sì, perché siamo chiusi. Velocissimo, presidente, dicevo del bel potenza della passata stagione. Federico ci ha già spiegato i vari motivi. Le chiedo se forse non si poteva evitare magari qualche cambiamento per poter vedere quest'anno un potenza diverso e migliore di quello visto sin qui. Bisogna essere in due a volerlo per continuare dei rapporti, quindi noi diciamo che abbiamo avuto il primo problema, che è stato il mister, che aveva ancora 3 anni di contratto e è voluto andare via, e da là in poi diciamo abbiamo avuto una serie di defezioni e quindi diciamo anche inaspettatamente ci siamo trovati un po' orfani e quindi a dover ricostruire da zero. Andrea, è andato via per la serie baciano la maglia quando giocano in un posto, poi baciano un'altra maglia quando vanno, però dopo per rispetto non esultano. Ho già capito dalla sua espressione come la pensa come me. Io sono fatalista, ho preso un mister che veniva, che non aveva mai allenato nei professionisti, e abbiamo fatto benissimo, però poi ha deciso di fare altre scelte, io le rispetto, ormai siamo grandi e vaccinati, per cui non ci aspettiamo niente di più di quello che poi arriva. Andrea. Sì, buonasera Presidente, io avevo una curiosità relativa a Cianci, perché io ho parlato più volte qui di Bonino e voglio ripetere il discorso un po' per Cianci, perché nelle ultime 2 stagioni Cianci ha sempre cambiato squadra dopo 6 mesi, però se a Teramo, poi la stagione, poi dopo è andato al Carpi, se lì le cose non erano andate benissimo, a Potenza lui stava invece facendo molto molto bene. Non so, c'è stata la possibilità anche di trattenerlo, perché probabilmente lui sarà stato attratto dalla possibilità di giocare con la squadra della sua città, però lui stava facendo un percorso che andava bene. Francesco, quando Cianci è venuto a Potenza era venuto a una sola condizione, che se lo chiamava il Bari io gli avrei dato l'ok per andare. Basta. Quindi non c'è stato niente da fare, perché effettivamente per voi stava segnando, per lui stava facendo una grande stagione dal punto di vista personale, quindi essere andato via, peraltro ora si è anche fatto male, insomma non penso che gli abbia giovato, però se queste erano le condizioni alzo le mani. Né a noi né a lui, però purtroppo la riprova non esiste, adesso lo sa, prima di andare non lo sapeva. Certo. Quindi, Ania, e poi chiudiamo con Federico. Presidente, buonasera. Io invece le volevo chiedere che fine ha fatto la riforma della Lega Pro, di cui tanto si parlava e adesso si parla un po' meno. Ci sarà o non ci sarà? Guardi, oggi proprio leggevo di questa cosa. Sa che io sono stato uno dei promotori la scorsa stagione
mi auguro che arrivi, perché altrimenti non andiamo lontano, non andiamo lontano. È insostenibile, la Lega Pro non si sostiene, per cui se non si autoriforma e non dà sostenibilità non riusciamo sinceramente ad andare avanti. Una domanda, qui presidente gioca in casa perché gliela fa Federico Pellegrino su una televisione abruzzese, penso che mai avreste immaginato una domanda fatta in altra regione. Vai Federico. Buonasera presidente. Federico, io spero innanzitutto di risentirla domani sera così sorridente, ma le chiedo questo, lei che insomma è molto bravo nel captare gli umori, ragionando allo stato attuale su un'ipotetica battaglia, lotteria, lotta, chiamiamola così, play out, vede la squadra finalmente mentalizzata nel lottare ad un ipotetico play out, anche se poi lo sappiamo, l'obiettivo del Potenza è quello di scongiurarli play out? Stiamo lavorando in quella direzione, Federico. Noi speriamo di scongiurarla, stiamo cercando di costruire una squadra che giochi per vincere, sperando di vincere più partite possibili per evitare i play-out. Se non dovessimo riuscirci, dovremmo arrivare almeno ai play-out in convinzione, perché se arriviamo sgonfi diventa un problema. Ma dal punto di vista mentale, che segnali ha avuto? Credo che ci stiamo rialzando, ma abbiamo bisogno anche di fare il risultato per acquisire convinzione. Presidente, sarà allo stadio domani? Sì, assolutamente sì, anche allora perché mi lega un rapporto di grandissima amicizia col vostro presidente, di cui ho grandissima stima, per cui sarò allo stadio, spero con Franco, a vedere la partita. Ma il giubbino giallo? purtroppo domani non so, perché sono fuori in giro per l'Italia, per cui non l'ho con me. Mi manca quel giubbino, perché l'anno scorso portò molto bene là. Perfetto, in bocca al lupo presidente, grazie per essere grazie, stato con noi. Grazie, un saluto a voi tutti. Grazie a lei, allora, grazie presidente. Alla Potenza, grazie soprattutto all'ufficio stampa, Giovanni Caporale che ci ha messo in contatto con il presidente. Noi siamo praticamente in chiusura, non vi chiedo né pronostici né niente, perché tanto è inutile farne, perché poi il calcio ci ha riservato tantissime sorprese. Io vi auguro solo una buona serata e una buona partita per domani, ringraziandovi di avermi fatto compagnia anche questa sera. Grazie a Non so quale intendi per domani. Com'è? Teramo Potenza. Volevo far arrabbiare. Ci mancherebbe. No, assolutamente no. Peraltro vi faccio vedere il turno di domani, lo abbiamo visto, il turno di domenica, di cui parleremo martedì prossimo, perché il Teramo, ed ecco a cosa si riferiva il messaggio precedente del telespettatore da casa, il Teramo domenica pomeriggio alle 17:30 va a Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia di Padalino, che come detto poco fa ha battuto la Cavese. Sarà la 26ª giornata, ma sarà storia che affronteremo più in là, perché domani c'è Teramo Potenza. Grazie a Francesco Di Francesco, Andrea Costantini e Ania Cantagalli. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Grazie davvero tanto a Federico Pellegrino. Grazie Federico. Ciao Jacopo, grazie a te, un abbraccio. Buon lavoro ragazzi, grazie a Maurizio Daguin regia e a Karim Finotti al supporto tecnico, grazie a voi che ci avete seguito, ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 21, in diretta su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona serata.